concludiamo la mostra di Ligusto, questo sconosciuto, con la presentazione del premio Ligusto. È un premio che è stato istituito proprio per incentivare la conoscenza di Ligusto anche tra i giovani, ed è un premio destinato a tutte le scuole, sia di grado artistico e no, proprio per capire come dalle opere di Ligusto si possa far nascere un discorso di conoscenza ma anche di interpretazione, proprio per non lasciare che le opere vivano solo per se stesse, ma cercare di renderle vive anche attraverso una interpretazione e attraverso uno studio, perché partendo da questo grande numero di opere, specialmente quelle della xilografia, si possa riuscire a non solo a conoscerle, ma anche semmai a far sì che qualcuno impari questa tecnica antichissima e che la possa trasformare, come ha fatto Ligusto, in qualche cosa di nuovo e farla rivivere, non più come qualche cosa di museale, ma qualche cosa veramente di innovativo. Mio papà l'ho sempre visto lavorare e quando ha scoperto la pittura l'ho sempre visto chiuso nel suo bugigattolo a leggere, a cercare colori, a creare sempre dei nuovi dipinti, dei nuovi elaborati. Questa cosa mi ha sempre affascinato, però apprezzato veramente, ho incominciato ad apprezzarlo quando ho vissuto con lui. Gli ultimi 5 anni della sua vita è stato a casa nostra e lì ho potuto vedere veramente tutti gli sforzi, tutta la passione che aveva, mi parlava, mi raccontava, perché quando io andavo nel suo studio c'erano sempre tante persone e quindi lui sì, mi dedicava tempo, però il tempo era anche tanto per gli altri. Invece quando poi è venuto a abitare con noi aveva tempo anche per me e quindi mi raccontava, gli piaceva parlare tantissimo, mi raccontava di quando lui era ragazzo, mi raccontava della scoperta che ha fatto dentro di lui, di tutti i sacrifici, e questa cosa è una ricchezza che ci ha lasciato e che io ho dentro. La mostra che è appena terminata è piena di luce, piena di colore, come era comunque lui da artista, perché lui era una persona positiva, una persona sempre, sempre solare, una persona alla ricerca di colori, e anche il suo elaborato, quello che ha fatto quando era malato, che è quello del Porto di Oneglia, è ricco di colore, perché lui questi colori comunque li aveva dentro. E sono molto orgogliosa di aver avuto un padre come Ligusto, perché mi ha tramandato e ci ha tramandato la forza, il coraggio e soprattutto non arrendersi mai, anche quando uno non sta bene o delle avversità, bisogna sempre andare avanti, cercare dentro di noi, perché la forza ce l'abbiamo. Grazie Ligusto. Stasera presentiamo il finissage, quindi la conferenza di chiusura della mostra di Ligusto, che è stata organizzata qui presso la Biblioteca Civica Lagorio a Imperia, e all'interno di questa conferenza vengono presentate sia il premio Ligusto sia la conferenza che avevo tenuto a settembre e ottobre sulle tecniche di lusso nelle opere di Ligusto tradizionali giapponesi, e l'avevo tenuta a Honolulu all'interno del convegno triennale della xilografia Mokuhanga.
quindi verrà dato appuntamento a probabilmente un futuro appuntamento con Ligustro presso la galleria, la mia galleria qui in Piazza San Francesco, con un piccolo focus su delle opere di Ligustro che prossimamente saranno nuovamente visibili. Qual è stato il suo rapporto con il maestro Ligustro? Con Ligustro c'è stato un rapporto di grande amicizia e grande collaborazione artistica, perché da tanti anni io mi sono occupata insieme a lui della realizzazione delle sue opere, proprio perché la xilografia tradizionale giapponese per me è stata una grande passione dal primo momento in cui ho conosciuto Ligustro, e quindi con lui abbiamo sempre lavorato insieme e c'è stata appunto una crescita nel lavoro, nella realizzazione delle opere che è stata sua ma anche mia. Devo dire che lui ha avuto molta cura nel tenere e nel custodire gelosamente le sue tecniche e i suoi segreti di lavorazione che aveva in maniera da autodidatta sperimentato e trovato, e quindi ogni volta che qualcuno mi chiede ma Ligustro com'era? Per me Ligustro è stato un maestro vero, un maestro tradizionale come quelli che c'erano nelle antiche scuole rinascimentali di arte, e quindi è un maestro a cui sostanzialmente ho dovuto dice può rubare, si può dire un rubare nel senso buono. Rubare dalle mani il mestiere, perché lui non se lo lasciava sostanzialmente rubare dalle mani il mestiere, perché era una persona molto molto attenta a tutte quelle che erano le sue tecniche di lavorazione, e quindi ci teneva soprattutto che non venissero divulgate le cose che io man mano apprendevo, e c'era una sorta di patto neanche tanto implicito, perché lui esplicitamente tante volte mi diceva: Nella, mi raccomando, queste cose non dirle a nessuno. Quindi lei è praticamente uno scrigno vivente del maestro. L'ultima cosa che ancora non mi aveva insegnato, riuscii a farmela dire utilizzando un piccolo stratagemma mentre ero a Sanremo, perché lui era un chimico e quindi riusciva a realizzare i suoi prodotti e le sue tecniche tramite l'impiego di materiali che lui stesso poi combinava. E questa sua capacità ovviamente si traduceva nella impossibilità di persone che non erano chimici a riuscire a trovare le stesse emulsioni, gli stessi prodotti che lui riusciva invece a utilizzare nelle sue lavorazioni. E quindi una volta sapevo benissimo che lui questa formula non me la voleva rivelare, ma era ormai l'ultima che mi mancava, e quindi ero a Sanremo e gli dissi, lo chiamavo ma io gli dissi: maestro, sono a Sanremo in quella farmacia che fa i prodotti, mi ricordi com'è che mi avevi detto che si chiamava quel componente che così lo compro? E lui rimase un attimo interdetto al telefono e mi disse: ma quale? Maestro, quello per fare quella lavorazione. E mi disse: facciamo così, vieni qua e ne parliamo. E alla fine mi diede anche quella ultima ricetta segreta per riuscire a realizzare una lavorazione che poi era sostanzialmente alla base di tutta la produzione. E quindi mi mancava ancora un tassello e poi sono riuscita a essere autonoma. Al finissage della mostra Ligustro questo sconosciuto, in occasione della quale avverrà una conferenza dove parleremo di alcuni studi che abbiamo preparato e stampato in alcune pubblicazioni chiamate Cantarena, cioè delle riviste che raccolgono molti scritti raccolti nell'arco di anni sul lavoro di Ligustro, molti articoli di giornale e studi fatti nell'ultimo periodo, dove viene analizzata dal punto di vista della filosofia, delle opere, del lavoro, alcune delle opere del maestro Ligustro. Inoltre presenteremo uno studio di prossima pubblicazione che stiamo preparando con alcuni studiosi dell'università
e con altre figure, professori, insegnanti, dove andiamo ad analizzare la geometria, la composizione nelle xilografie del maestro Ligustro, cioè come Ligustro ha studiato, ha composto il disegno, come ha organizzato i colori attraverso una forte struttura organizzativa dell'immagine per dare a noi la percezione migliore delle sue opere. Quest'oggi praticamente viene presentata questa nuova idea del premio Ligustro. In cosa consiste il premio Ligustro? Il premio Ligustro consiste in un premio che viene proposto agli studenti delle scuole in Liguria e anche in Italia, cioè dove gli studenti sono invitati a presentare degli elaborati di studio e di approfondimento sulla figura di Ligustro, dove Ligustro non è visto come soltanto un punto di arrivo, quindi un argomento da studiare, ma come un punto di partenza da cui spaziare per studiare l'immagine, per studiare l'arte, la xilografia, l'arte contemporanea, l'organizzazione dei colori, quindi come un punto di partenza e un'occasione per i ragazzi di studio e di approfondimento su argomenti diversi. Qual è stato il suo rapporto col maestro Ligustro? Allora, io sono stato per diversi anni allievo del maestro Ligustro, sono entrato nel suo studio un giorno quasi per caso chiedendo al maestro se poteva visionare alcune immagini, alcuni disegni che io avevo preparato. Il maestro fu cordiale con me e mi disse: guarda, tu su queste immagini devi molto studiare, devi ancora lavorare molto, comunque vieni quando vuoi. Così io cominciai a frequentare questo studio, prima magari due volte alla settimana, poi tre volte alla settimana, finché cominciai ad andare lì tutti i giorni. In questo mio rapporto, che è iniziato col maestro Ligustro, diventò un rapporto collaborazione e poi un rapporto di allievo, cioè in qualche modo noi elaborammo le tecniche che ci furono insegnate dal maestro e per provare anche a fare dei nostri lavori, quindi dei lavori con le tecniche del maestro, però su tematiche, su percorsi più personali.